be water, my friend. Chi dice che i superuomini non esistono? Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questo nuovo video avventura dove scopriremo la leggenda di un uomo che era a dir poco disumano. Si diceva fosse il più veloce e il più forte nonostante il fisico minuto. Sotto quella maglietta aveva un corpo d'acciaio forgiato da mille battaglie e solo lui poteva salvare l'anello. Scusate, ho sbagliato film. Comunque, se siete curiosi di ripercorrere la sua vita e scoprire come mai probabilmente era il più forte mai visto e sembrava provenire da un altro pianeta, allora prima di tutto fate un giretto sul mio canale Telegram di sconti ufficiale e poi tornate qua che partiamo con i popcorn pronti e tanta voglia di vivere, spero. Insomma, partiamo. Bruce Lee era nato a San Francisco nel 1940 ed è morto il 20 luglio 1973. Incredibilmente è nato durante l'anno del drago in Cina, quindi sarà stato un segno del destino? È stato un attore, artista marziale, regista, lottatore, sceneggiatore, autore, produttore cinematografico di Hong Kong. Tutto questo in tempi davvero brevi. Perché tutti, ma proprio tutti, anche quelli che lo odiavano, sapevano benissimo di cosa era capace e del suo talento soprannaturale. Mai più apparso forse in nessun altro essere umano, è considerato uno dei lottatori più influenti di tutti i tempi, a cui molti si sono ispirati. Grazie a lui i film di lotta sia hollywoodiani che cinesi hanno raggiunto un nuovo livello. Le persone ai tempi ancora non avevano idea se valeva o meno la pena guardare film del genere. Quasi tutti erano troppo finti alla vista e non trasmettevano alcun piacere. Poi era arrivato Bruce Lee con le sue pellicole. Nessuno riusciva a staccare gli occhi di dosso dallo schermo, quando osservavano ciò che era in grado di fare. La sua infanzia lo ha plasmato. Il padre Lee Hoi Chuen era un attore e un cantante lirico e spesso e volentieri si spostava tra Stati Uniti e Cina. Questo perché in poche parole era un vero idol che tutte le ragazze amavano. Comunque suo figlio era nato nella Chinatown di San Francisco. Sua madre era Grace Ho, di cui non si conoscono benissimo le origini. Sta di fatto che anche lei ha cominciato a girare il mondo con il gruppo del padre. Il suo nome cinese era Xiaolong, letteralmente piccolo drago, proprio perché era nato nell'anno del drago, e anche perché era una vera furia. Sempre molto agitato, più di qualunque altro bambino e sempre in conflitto con la criminalità minorile. Si scontrava spesso e volentieri con i bulli della città in cui alloggiava insieme al padre. Aveva un senso di giustizia come pochi per essere solo un bambino. Per questo decise di voler imparare le tecniche di difesa marziali, iscrivendosi alla prestigiosa scuola di Wing Chun sotto gli insegnamenti del maestro Ip Man, quest'ultimo un'altra leggenda di cui parleremo magari in un altro video. Rimase però solo 5 anni, ma bastò per fargli capire che strada avrebbe intrapreso. Diventare un maestro di arti marziali come pochi, anzi il più forte del mondo. Aveva frequentato molti college. L'ultimo? Il Francis Xavier College, ma sembra avesse un comportamento troppo esuberante e non volesse minimamente applicarsi allo studio. Per questo il padre lo aveva mandato negli Stati Uniti, dove lavorò come cameriere e fece altre cosette per concludere almeno il diploma. Era un vero prodigio anche nella recita. Fra i 6 e i 17 anni partecipò a ben 16 pellicole e doveva ancora essere riconosciuto nonostante le sue doti incredibili. Eravamo solo all'inizio. Conobbe negli Stati Uniti anche Linda Emery, con cui ebbe due figli, Brandon e Shannon Emery. Dopo aver recitato un po' era diventato così bravo da aprire la sua stessa scuola di arti marziali, ma così erano cominciati anche i primi guai. La Chinatown di San Francisco era praticamente una mecca per chi voleva diventare un mostro nelle arti marziali. Infatti molti maestri avevano molte scuole e palestre, per questo ogni volta che arrivava qualcuno di nuovo diventava una vera guerra tra scuole. Bruce Lee nel suo caso si ritrovò contro il maestro Wong Jack Man, era il proprietario del Jun Fang Gung, istituto dove insegnava Wing Chun. Secondo alcuni il conflitto era nato perché Bruce non faceva differenza tra cinesi e americani, alcuni suoi studenti non erano del suo paese, questo fece infuriare Wong, che non voleva dei bianchi si intromettessero e rovinassero la loro cultura. Ma altri ancora dicevano fosse stato lì a provocare tutti i maestri di San Francisco, dicendo nessuno sarebbe riuscito a batterlo. Comunque sia, il combattimento si fece e questo fu fondamentale per la creazione del JKD, cioè il Jeet Kune Do. Non si sa bene chi abbia vinto perché era a porte chiuse con una manciata di persone ad assistere. Alcuni affermano vinse Bruce Lee in soli 5 minuti, altri invece che sia stato un pareggio, altri ancora che abbia vinto il maestro Wong, con però 20-25 minuti di incontro faticoso. Non importa, perché non siamo qua a parlare di ciò. Ma come dicevo prima, dopo quell'evento il leggendario drago era cambiato. Aveva perfezionato il suo modo di combattere fino a creare ciò che oggi è un'arte marziale ambita da molti.
Era molto veloce, senza sprechi possiamo dire, aveva eliminato tutti i punti deboli del Wing Chun, letteralmente significa la via del colpo intercettore, aveva preso ispirazione da varie arti, come per esempio il Kung Fu. Secondo lui un combattente doveva essere completo, saper combattere dalle lunghe e brevi distanze, in alto, in basso e dove volete. Wing Chun quindi aveva un grosso difetto che lo lasciava impreparato, non prevede combattimenti a lunga distanza. Nel JKD abbiamo sia questo e tanto altro. Pensate che si è ispirato a così tante cose che c'erano meccaniche perfino della scherma. La posizione, il footwork e altre strategie di movimento del JKD provengono appunto da questo sport. Anche il principio di base del JKD di intercettare l'avversario è un atteggiamento tipico della scherma. È una disciplina con molti punti scientifici, ogni singola mossa è stata ideata da lui. L'idea di base era semplice, creare qualcosa di non troppo complesso in grado di bloccare subito l'avversario, intercettare prima che possa fare qualsiasi cosa. Ma per Bruce Lee tutto ciò era possibile grazie alla sua forza. Nessuno direbbe che da un uomo che pesava dai 60 ai 70 kg potesse spostare un sacco da 140 con un singolo calcio. Davanti a ciò tanti si chiedevano davvero se fosse un superumano o meno. Scientificamente, alcuni ricercatori non lo ritenevano fattibile, ma bastava vedere le sue prodezze per capire. Prima di tutto abbiamo il pugno a un pollice, cioè una mossa con cui era in grado di spostare qualcuno di 3-4 metri o più con una spinta molto potente data al petto, da circa 15 cm di distanza. C'è un video in rete che lo mostra ed è davvero fuori dal comune. In realtà non è una mossa del Wing Chun come tanti pensano, ma di varie arti marziali. Ma non solo forza, ciò che lo rendeva diverso dagli altri era la sua velocità ed erano anche i suoi riflessi. Perfino Vic Moore, uno degli artisti marziali più forti e famosi del mondo, ha fatto fatica a stargli dietro. Durante un torneo di karate, Bruce Lee era stato invitato a fare una piccola dimostrazione. In quel momento Vic Moore era davanti a lui. Il primo pugno che gli diede era veloce, ma molto veloce. Così tanto che forse il maestro di karate non sarebbe riuscito a fermarlo. Dopodiché Bruce Lee aveva ammesso che però lui era l'uomo più veloce con cui avesse mai avuto a che fare, cioè Vic Moore. Chissà se aveva fatto sul serio o meno, perché possiamo ricordare altre cose prodigiose di Bruce Lee che sembrano affermare non avesse rivali, come le flessioni con due dita. Ne poteva fare tantissime, più di qualunque altra persona. Pensate poi che aveva bisogno di un'attrezzatura di allenamento molto speciale. Quelli normali si rompevano troppo in fretta. I suoi incredibili riflessi sono stati mostrati più volte, ma poche di quelle volte sono stati ripresi a video. Possiamo trovare su YouTube un video in cui per esempio gioca a ping pong contro ben due giocatori utilizzando i nunchaku, che erano tra le sue armi preferite anche se non voleva utilizzarle. Era uno da combattimento duro e crudo con i pugni. Tra i miei video preferiti possiamo trovare quello dove accende una sigaretta ad una persona sempre con i nunchaku. Come diavolo faceva ad avere una precisione e dei riflessi del genere? Questo nemmeno lui lo sapeva. La gente gli faceva la domanda, ma lui rispondeva semplicemente che gli veniva spontaneo vedere oltre e andare oltre. Ogni volta che combatteva aveva la mente sgombra e non si fermava davanti a niente. Tutti lo stimavano e riconoscevano il suo immenso talento. È morto però, come detto all'inizio, nel 1973. Fu quasi un caso, o forse no. A soli 32 anni se ne andò a causa di una reazione allergica a un farmaco analgesico, cioè l'Equazegic. Per molti fu uno shock. Come poteva un uomo così forte e sano agli occhi di tutti morire per due banali pastiglie? Le aveva prese la notte prima per recuperare da un brutto mal di testa, che gli era venuto per dare del suo meglio mentre preparava appunto il film L'ultimo combattimento di Chen. Tutto era nella norma, un po' di stanchezza capita a tutti, eppure non si è più risvegliato. Fu una cosa un po' controversa e saltarono fuori dei retroscena che fino ad allora nessuno aveva sentito. Il figlio Brandon Lee disse ai giornali che i dottori gli avevano consigliato di riposarsi perché stava esagerando e portando il suo corpo troppe volte al limite. Il 10 maggio 1973, mentre Lee era impegnato nel film I Tre dell'Operazione Drago, fu colto improvvisamente da un attacco di vomito, convulsioni e febbre alta. Quando fu trasportato in ospedale, fu diagnosticato a Lee un edema cerebrale. Il dottore che lo salvò in quell'occasione si chiamava Peter Wu. Quest'ultimo fece anche un'autopsia sul suo corpo quando era deceduto, dicendo all'inizio che utilizzava molta cannabis e per questo aveva avuto una reazione allergica gravissima con l'analgesico. Ma ritrattò tutto quanto qualche tempo dopo, dicendo che non c'erano tracce di sostanze, ma solo del farmaco in questione. Come sono andate veramente le cose? Forse non si scoprirà mai più. Ma sappiamo che dopo la sua morte il cinema d'azione con i protagonisti uomini e donne che combattono con le arti marziali in modo coreografico e spettacolare stava morendo.
Un solo uomo era stato in grado di portare su un intero genere e un solo uomo era stato involontariamente in grado di buttarlo giù. L'ultimo film in cui ha recitato per soli 36 minuti, cioè l'ormai mille volte nominato L'ultimo combattimento di Chen, era stato completato utilizzando varie escamotage, tra cui alcuni suoi sosia che hanno recitato delle parti e la ripresa di alcuni suoi video da vecchi film, fondendo il tutto e ultimando le rifiniture con un budget altissimo ai tempi per Hong Kong, cioè 2 milioni di dollari. Se volete scoprire di più sulla sua vita, allora vi consiglio assolutamente di vedere il documentario Bruce Lee, la leggenda del 2000 di John Little, che aveva trovato la sceneggiatura originale del suo ultimo film. Sono inseriti in questo anche i suoi ultimi 36 minuti di combattimento cinematografico. Con questo concludiamo. Un uomo che sembrava venuto da un altro pianeta sicuramente. Bruce Lee è ancora oggi l'idolo di molti e l'ispirazione di tanti. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi attivando la campanellina delle notifiche. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.